ricordavano i 20 anni di Chernobyl. In quei giorni, giusto, era a Kiev. Noi siamo stati a Kiev, che è praticamente a distanza di 100 chilometri da Chernobyl, per cui era... Com'è la situazione, Natascha? Guarda, Chernobyl sappiamo che è stata veramente una catastrofe, più grande catastrofe della storia di questi giorni. Praticamente, vi dirò, le persone che hanno subito conseguenze sulla salute a causa di Chernobyl sono più di 5 milioni, tra quali alcuni sono già morti, alcuni praticamente sono, come dire, sono condannati a morte. E adesso il problema più grave è un problema genetico, perché questi bambini che abbiamo visto infatti in Ucraina sono i figli di Chernobyl, perché le loro mamme, i loro genitori hanno avuto proprio stretto contatto con la radiazione, per cui hanno diversi problemi di salute, come anche il nostro bambino, che adesso vediamo la storia, Alexei, che anche lui ha alcuni problemi di salute. Però è un bambino però splendido. è aiutato da due signori giovanissimi che sono Fabio e Mirella De Donatis. Buonasera, benvenuti. Sono di Matino in provincia di Lecce, tutti e due molto giovani. E devi sapere che loro per 5 anni dopo che si sono sposati, insomma, questo bimbo non arrivava. Poi, fra virgolette, è arrivato per miracolo Antonio, e arrivando Antonio si sono fatti una promessa. Hanno detto, bene, arrivando Antonio noi vogliamo adottare a distanza un bambino e portarlo fino alla maggiore età. È vero? È vero, Fabio? Allora... Poi volevo anche dire, Raffaella, prima di vedere la storia di Alexei, che Alexei ha una estrema sensibilità, un bambino molto intelligente, però all'inizio era veramente diffidente, era molto chiuso, certo. Mi parlava solo in ucraino, che io parlo russo, non riesco, non so a proprio capire. Ucraino, come, che ne so, che tu sei bolognese, che devi parlare con uno siciliano. Scusa, Cosa? Se non è un dialetto stretto lo capisco, però, Vabbè, non tu sei caso da parte. Però voglio dire, ma tu hai imparato a parlare con le...